Se fueron una semana después. Pero ya pasaron dos meses. Il viaggio di una madre alla ricerca del figlio, ma anche di se stessa nella desolazione di un paese, il Messico, in preda all'abbandono demografico e spirituale. Convince senza esitazioni, si insegna Sparticulares dell'esordiente Fernanda Valadez, concorrente a Torino 2020, dopo aver trionfato all'ultimo Sundance come miglior film non statunitense. Costruito lungo la linea di confine con gli Stati Uniti, da sempre luogo di separazione ricco di simboli, e in questo caso a partire dalla precarietà in cui versano i personaggi raccontati sempre in bilico tra la vita e la morte, il film è anche strutturalmente diviso in due parti, laddove la protagonista Magdalena passa dalla razionale presa di coscienza della probabile morte del figlio, misteriosamente scomparso dopo un tragitto su un pullman verso gli USA, all'irrazionale decisione di trovarlo, intraprendendo un percorso che è di fatto l'elaborazione preventiva di un lutto inevitabile, così come la prova di resistenza e resilienza che non conosce limiti. Es este. Ma il confine segnala anche il registro del racconto, che trasla da un realismo quasi documentaristico a un realismo magico, che fonde e confonde visioni reali a illusorie, nel perdersi di una natura possente e magnificamente fotografata nel suo mutare, da confortante a demoniaca. La regista, affiancata da una troupe composta quasi esclusivamente da donne, manifesta anche una notevole capacità di utilizzo del fuoricampo, sostanziale nei dialoghi più significativi del film, così come di una complessiva abilità registica che appare matura, a conferma di un talento già in grado di selezionare con personalità dal ricco assortimento del linguaggio cinematografico.